Amici sportivi, appassionati di pallamano, benvenuti in Handball Mania, trasmissione interamente dedicata allo sport, alla pallamano italiana, ai campionati, alle gare delle nazionali, nazionale maschile e nazionale femminile, di cui Riccardo Trilini, che è il nostro primo ospite, è direttore tecnico, contemporaneamente una novità più unica che rara nel panorama, visto il consigliato che insomma, anche se con qualche variazione nei rispettivi staff, tu assumi contemporaneamente l'incarico di allenatore, commissario tecnico delle due nazionali. Intanto ben ritrovato e bentornato. Grazie. In Italia, è il caso di dire. No, grazie. Riccardo? Buonasera a tutti, sì, grazie, sono tornato molto volentieri, soprattutto in questa carica che è prestigiosa per qualsiasi allenatore, per cui sono fiero e sono estremamente voglioso di aiutare la Pallamano Italia per un possibile sviluppo, quello che ci chiedono un po' tutti, dall'Europa e anche dall'Italia stessa. Ecco, sì. Quanto è difficile, insomma, per quanto è appena cominciato il tuo incarico, assumere contemporaneamente la guida delle due nazionali? Ma innanzitutto io sono qui a rappresentare uno staff, per cui questo è possibile solo se si ha uno staff allargato come il nostro. Noi siamo sei allenatori che con le varie responsabilità si occupano di vari aspetti, dalla preparazione ai portieri, preparazione fisica, editing, video e coaching. Certo. E in questo ci possiamo dedicare sia ai maschi che alle femmine. Diciamo, io devo avere il ruolo da supervisore, consigliare, cercare di dare le linee guida ai due allenatori che sono Jürgen Prantner ed Hernani Savini, e in questa maniera cerchiamo di... Cioè lavorare di squadra, lavorare di gruppo, di equip, no? Assolutamente sì, questa è veramente una bella cosa che sto sperimentando con loro, perché quando ci troviamo facciamo delle riunioni fiume dove la decisione forse finale su alcuni dettagli spetta a me, ma condividiamo tutte le nostre problematiche, tutte le problematiche della squadra, e poi alla fine si decide insieme. È molto importante che tutti e sei gli allenatori, non sono solo per esempio preparatore atletico come Fabrizio Tassinari o preparatore dei portieri come Paolo Baresi, sono comunque degli allenatori che sono in grado di gestire sia l'allenamento, certo, che la squadra. Sia l'allenamento specifico che... Esattamente, sia la loro parte specifica ma anche l'aspetto generale. Allora, entriamo nel dettaglio, perché prima domanda spontanea, no? Anche naturale. Che pallamano hai ritrovato, hai riscoperto in Italia? Sei stato lontano appunto dal paese Italia per qualche stagione dopo le esperienze importantissime, soprattutto nel maschile con Bressanone e Bressanone, che pallamano hai ritrovato? Ma devo dire che i primi mesi sono stati proprio dedicati allo studio della pallamano, del livello della pallamano, del modo di giocare delle varie società italiane e quindi chiaramente dei giocatori e giocatrici. Sono riuscito insieme allo staff a conoscere tutti, penso abbastanza in maniera completa, tutti i giocatori e giocatrici per poter dire in questo momento di dover creare una pallamano che ci avvicini in Europa al modo di giocare delle altre nazionali. È distante oggi l'Italia dal resto dell'Europa, secondo te? Ma non è tanto distante dal punto di vista delle caratteristiche individuali dei giocatori, perché credo che abbiamo dei giocatori che a livello tecnico-tattico individuale ci sono. Anche a livello fisico, soprattutto nei maschi, abbiamo una buona struttura difensiva con proprio buone qualità antropometriche. Quello che è veramente distante, a mio modo di vedere, è il modo di giocare, perché le squadre sono abituate a un gioco rallentato, quasi a dove gli allenatori sono costretti a dover gestire i 60 minuti perché le rose non sono così ampie come lo sono in Europa. Faccio un esempio, noi in Italia siamo abituati a pensare ai primi 7 giocatori, neanche a sapere quali sono i due portieri, si parla di un portiere. Questo dà un grande limite allo sviluppo del gioco e noi in nazionale cercheremo di mostrare, cercheremo di dare una mentalità a questi giocatori per avere una pallamano europea che speriamo possano riportare nel club. A proposito di Europa, perché la stagione è già cominciata ed è nel settore maschile che nel settore femminile. Settore maschile con l'impegno di Coppa IHF della Bolzano, impegnato in un doppio confronto nello scorso weekend
in Islanda, Reykjavik contro il Valur. Tra le donne invece c'è stata la finale di Supercoppa tra Iomi Salerno e Indeco Conversano. Partiamo subito dall'impegno europeo. Bolzano che è uscito a testa altissima dal primo doppio confronto europeo con il Valur Reykjavik. Vediamo il servizio e poi analizzeremo con Riccardo Trillini il significato di questa esperienza europea della Bolzano. Una buona pallamano giocata non basta al Bolzano, sceso in campo nel fine settimana a Reykjavik in Islanda per il doppio impegno di EHF Cup. A passare il turno infatti è il Valur, formazione padrona di casa, agevolata nel bilancio complessivo delle due gare dal 34-27 maturato al termine dei 60 minuti di andata. Gli altoatesini vincono invece il ritorno 31-30 in finale, senza però riuscire in quella che dopo il primo atto del duello appariva quasi come un'impresa impossibile. Per Alessandro Fusina, tecnico degli altoatesini, eliminazione a parte, sono comunque incoraggianti le indicazioni giunte nel doppio confronto continentale. Spicca su tutti il nome di Alessio Moretti, 16 reti in due partite per il terzino lombardo classe 94 e sempre più prima scelta nello scacchiere guidato dal tecnico siciliano. Il portiere croato Mate Volarevic poi è apparso già sui livelli che ne hanno fatto un elemento determinante nella corsa scudetto della passata stagione, così come è stato positivo il ritmo di gioco offerto da un organico che, archiviata la parentesi europea, guarda ora al campionato con la determinazione di chissà di dover difendere il titolo italiano dall'assalto di più di qualche pretendente. Dal mio punto di vista non c'è rammarico, ieri è stata un'altra partita, abbiamo avuto percentuali peggiori al tiro e forse questo oggi ha fatto la differenza, perché oggi veramente ci sono state delle percentuali altissime al tiro. Sono contento per la continuità di gioco che abbiamo dato, nonostante ieri avessimo perso di 7, però c'è da ricordare che a 3 minuti alla fine eravamo sotto di 4. Molto positiva la prova in difesa, ma soprattutto delle soluzioni con più pazienza siamo riusciti a trovarle in zona di attacco. Più che altro abbiamo bisogno di prendere consapevolezza delle nostre capacità, delle nostre forze, vedere i nostri difetti e migliorarli con il lavoro. Abbiamo ascoltato anche Fusina, tecnico del Bolzano, ecco che per coloro i quali non hanno l'esatta dimensione del movimento europeo, l'Islanda è tra le nazioni più competitive nel vecchio continente. Il fatto di aver perso gara 1 ma vinto gara 2 ed aver chiuso ma a testa altissima questo primo turno con l'eliminazione in Coppa EHF deve insomma significare qualcosa di importante per Bolzano e per il movimento, no Riccardo? Sì, sicuramente questo doppio incontro deve dare la necessaria fiducia a Alessandro Fusina e alla squadra del Bolzano per continuare su questa strada. E ho sentito l'allenatore Alessandro Fusina che proprio era felice di come avevano giocato e soprattutto ha notato la differenza tra le due formazioni, che non sta nell'individualità ma nel ritmo, nell'abitudine. Sconfitta di 7 in gara 1, vittoria di 1 in gara 2, anche una progressione incoraggiante se vogliamo. Beh sì, lì ci sarebbe da vedere poi la concentrazione, l'impegno totale del Valur nella seconda partita e anche la poca pressione del Bolzano che a volte fa giocare bene. Però voglio far notare come Moretti abbia marcato 14 reti senza rigori. Questo testimonia che abbiamo... Buone nuove per la nazionale. Assolutamente no? Sì. Io sono rimasto colpito da questo ragazzo perché ha veramente doti fisiche e tecniche. E questo dimostra che abbiamo giocatori in grado di competere a livello europeo e dobbiamo lavorare sul gioco. Allora, lavoreranno sul gioco le squadre impegnate nel massimo campionato maschile che... taglia ufficialmente il nastro della nuova stagione già nel prossimo fine settimana, campionato maschile che si appresta a vivere una stagione importantissima perché si ritorna finalmente, il caso di aggiungere anche al girone unico, questo avverrà però a stagione in corso. Intanto scatta appunto nel prossimo fine settimana la regular season e scatta nel girone A con una classicissima, quella che metterà di fronte Bressanone e Trieste. Derby d'Italia, vediamo.
Sono sempre meno le ore che separano dall'inizio della stagione 2017-2018 della Serie A1 maschile, un campionato importante quello che sta per prendere il via, perché preludio e passaggio obbligato verso il girone unico dell'anno seguente. Non solo uno scudetto da conquistare allora, ma anche un posto da prendersi fra i 13 a disposizione per la promozione, o permanenza se volete, nel Gotha della pallamano italiana. Una corsa questa che promette scintille in tanti, tra le 28 squadre ai nastri di partenza hanno voluto farsi trovare pronti. Ne è venuto fuori un mercato estivo ricco di colpi di scena, soprattutto nel girone C, dove Albatro, Siracusa e Conversano sono state protagoniste di una campagna acquisti di prim'ordine. Fasano e nel mirino, in modo particolare del Conversano guidato da Alessandro Tarafino, squadra costruita per arrivare fino in fondo, dopo la semifinale di Coppa Italia centrata nella passata stagione. Sono arrivati due azzurri, il terzino Riccardo Stabellini e l'ala destra Carlo Sperti, a cui si aggiungono il portiere Luca Monciardini e il braccio temibile di Jelko Bearevic, ex Fasano. A proposito, nelle fila dei vice campioni d'Italia invece, il volto nuovo e azzurro pure quello, e risponde al nome del mancino Giulio Venturi, classe 89, lo scorso anno al Carpi. Fasano resta la squadra da battere, Conversano nel frattempo sogna in grande, ma nessuno si sbilancia, a partire da Francesco Ancona e Alessandro Tarafino, tecnici delle due formazioni. Mi aspetto un campionato molto impegnativo. Penso che il girone sud quest'anno si sia rinforzato molto, ci siano parecchie squadre competitive che lotteranno per i primi posti. Il girone centrale penso sia quello più sempre equilibrato, ma meno forte, e poi il solito girone nord, dove Bolzano, Bressano e Merano sicuramente si contenderanno i primi posti. Sono convinto che comunque questa formula possa creare un equilibrio importante, e il fatto che nel nostro girone ci sia più competizione ci porterà ad arrivare in maniera importante alla seconda fase, quindi chi passerà il turno credo arriverà con buone partite sulle gambe e quindi potrà dire la sua nella seconda parte. È vero, sì, che molte squadre si sono rinforzate, è importante adesso, vale anche per noi lo stesso discorso, iniziare bene a integrare i giocatori nuovi all'interno del nostro sistema di gioco, all'interno della squadra. Questo vale penso anche per le altre squadre. Credo che ci vorrà un poco di tempo per vedere il vero valore di tutte le formazioni, quindi per ora è un poco prematuro, ma sicuramente le squadre anche che sono arrivate prime, nelle prime posizioni l'anno scorso, daranno sicuramente più battaglia al Fasano per la leadership del girone. Gli obiettivi ovviamente sono quelli di riuscire ad arrivare nuovamente secondi nel nostro girone e quindi far parte già in questa maniera del girone unico l'anno prossimo di Serie A. E poi fare la seconda parte del campionato, che è molto interessante, che ti vai a scontrare con le più forti degli altri gironi, quindi lì si vedrà il vero valore della nostra squadra, a che punto siamo arrivati. E mentre la regia ci propone anche il quadro completo del primo turno del massimo campionato maschile di pallamano, ecco, io vorrei soffermare l'attenzione di Carlo Trini proprio su queste squadre, due delle quali, Bressanone e Conversano, credo che abbiano una parte rilevante nel tuo cuore, no? Assolutamente sì. Conversano è stata una grandissima esperienza colmata anche con dei grandi risultati e tutti vorrebbero allenare Conversano. Bressanone è stato l'inizio, dopo un anno sono partito per il Lussemburgo e ho lasciato il lavoro a metà, diciamo così, ma due piazze di vera pallamano, dove andare a fare l'allenamento significa veramente... Trieste poi invece è la storia. Beh, no? E il derby Bressanone-Trieste è proprio l'apice, diciamo, ecco, così. Non è un caso, abbia soffermato la mia attenzione proprio su Bressanone-Trieste, Conversano, Fasano, che è stata insomma in queste ultime stagioni la regina della pallamano italiana, unitamente al Bolzano, perché da queste quattro piazze necessariamente bisogna ripartire. Sono quattro piazze dove si vive di pallamano, dove si respira pallamano. Infatti, oltre a Fasano, che sarà sempre una delle protagoniste per la vittoria dello scudetto,
anche con Versano è riuscito ad allestire una rosa competitiva. Sono ambizioso il team di Terrafino, ha voglia di stupire. E infatti Alessandro Turrifino saprà mettere insieme questi giocatori e saprà dare giro ai numerosi giocatori che hanno. Tra l'altro credo che uno dei punti di forza del Conversano sia la presenza di due ottimi portieri, questo darà una garanzia di continuità ai risultati. Non conosco le ultime vicende di Trieste e non so se potrà essere protagonista anche quest'anno, però come hai appena detto, giocare a Trieste certo. È la tradizione, è la pallamano. E allora, proprio a Bressanone Trieste, a Bressano, a Trieste si accenderanno i riflettori di Pallamano TV, sarà la prima diretta streaming della stagione con la telecronaca affidata al nostro Matteo Aldamonte. Matteo Aldamonte che ha firmato anche il prossimo servizio, perché ci trasferiamo dal settore maschile al settore femminile. Sabato, primo impegno ufficiale della stagione, finale di Supercoppa, la sfida, quella classica, quella di sempre tra Salerno e Conversano. Vediamo. Yes, it was very tough and difficult match for us. È stato un match molto difficile per noi. I expect something like that before the match because I feel that girls have the little nervous. We changed the coach and started some new tactical level. Lo pensavo prima dell'inizio della partita, anche perché ho visto le ragazze molto nervose, hanno cambiato lo tecnico, sistema di gioco, e questo probabilmente lo hanno pagato. And for this for sure we need the time. Abbiamo bisogno di tempo per poter credo migliorare l'impianto di gioco. In my opinion we play so slowly and give the team of Conversano possibility for stop it us, and in the future I want that we will play much better and much faster, but for now for me it's only important we win this trophy, and this is the first trophy in this season and I must be happy. Abbiamo giocato in maniera troppo lenta, prevedibile, dando la possibilità al Conversano di fermare le nostre giocate. Spero nel futuro di poter mettere in campo una squadra che abbia più velocità. Credo sia stata veramente una partita vincente con continui cambi di fronte. Sicuramente qualche aggiustamento tattico verrà fatto nella nostra squadra, ma credo che la grinta che le ragazze hanno dimostrato oggi mi fa ben sperare, perché le ho viste ben disposte al sacrificio, e credo che in uno sport di squadra questa è una cosa fondamentale, che siano disposte a sacrificarsi. E anche sinceramente le dico, qualche lacrima alla fine mi fa piacere, perché vuol dire che come me ci tenevano. Servizio curato dalla collega Matteo Aldamonte, con le interviste realizzate invece sabato proprio alla Palestra Palumbo nell'immediatezza della partita, subito dopo il fischio finale, la vittoria di Salerno, come sempre tra Salerno e Conversano, partite che si decidono al photo finish. Veramente, sì, bisogna essere onesti, ci si aspettava che questa volta il Salerno faticasse di meno. E invece, vedendo la partita, è stata dura battaglia. Devo fare i complimenti alla squadra di Giuseppe Brandi, perché ha saputo impostare un'ottima gara fatta di una buona difesa organizzata con la Barrani, che dava molto fastidio al gioco delle salernitane, e hanno provato in tutte le maniere a arrivare fino alla fine con 7 giocatrici. E dall'altra parte il Salerno, che ha testimoniato come ci vuole del tempo per cambiare mentalità, certo, e modo di giocare. Nuovi allenatori peraltro sulle due panchine, no? Brandi a Conversano, Lupez a Salerno. Certo, diciamo che per Brandi deve gestire una rosa molto più corta, e probabilmente è più facile all'inizio trovare, certo, un gioco o dare seguito al gioco di Fanelli, dell'allenatore precedente. Mentre per quanto riguarda Lupez si sono viste delle difficoltà della sua impostazione, perché ho parlato con lui, ho saputo dei suoi metodi in allenamento e anche la sua mentalità, che non è quella dimostrata in campo sabato. Questo per far capire proprio che ci vuole, certo, un po' di tempo per assimilare. Se si vuole impostare, sì, insomma, anche una palla a mano diversa. Credo che Rupec sia stato bravo a dare la giusta rotazione alle sue giocatrici,
molto importante come la Gomez, la Dalla Costa, e soprattutto al portiere Ferrari nel finale di partita, e questo soprattutto con le parate della Ferrari, lì è stata la differenza. Ecco, in Deco Conversano, Iomi Salerno, anche l'occasione per vedere all'opera molte azzurre che sono già allertate per il doppio impegno che attende la nazionale italiana. Vediamo subito questo servizio e poi concludiamo con Riccardo Trini parlando proprio dei suoi primi impegni ufficiali da allenatore, da direttore tecnico della nazionale italiana. L'obiettivo è già fissato, calibrato anche lo sforzo che dovrà essere massimale. Cominciano il prossimo 27 settembre le gare di qualificazione della nazionale femminile ai campionati europei di Francia 2018. In rapida successione, a distanza di appena 4 giorni l'una dall'altra, le azzurre sfideranno 2 colossi della pallamano continentale, la Polonia a Lublin, il Montenegro a Brescia. Con l'obiettivo puntato sui primi 120 minuti del gruppo 2, che include anche la Slovacchia, l'Italia, guidata da Riccardo Trillini, avrà subito un avvio in salita. Singolare che i primi impegni della nazionale femminile tengano a battesimo anche il nuovo staff tecnico azzurro coordinato appunto da Riccardo Trillini, che comincia in quota rosa la sua avventura da CT unico delle nazionali. Per il tecnico cingolano è un gradito ritorno alle origini, avendo mosso i suoi primi passi da allenatore proprio con l'altra metà del cielo, la sua Cingoli all'esordio, poi Salerno, infine Siracusa, prima di votarsi anima e corpo al settore maschile che lo avrebbe poi definitivamente consacrato. Dunque si parte dalla Polonia, dove arriverà una squadra rodata da un buon numero di stage collegiali. L'ossatura sarà grosso modo quella di sempre, anche Trillini infatti punterà forte sull'esperienza e la solidità delle veterane, reduci dal doppio confronto con la Serbia, playoff di qualificazione ai mondiali di Germania, con qualche importante novità ed alcuni graditi ritorni. Grande rammarico di questa prima doppia sfida di qualificazione, quello di non poter puntare al massimo sulla stella Annika Niederwieser, ancora alle prese con i postumi dell'intervento chirurgico alla spalla, ma comunque pronta a dare, come da tradizione, il suo personale contributo alla causa azzurra. Gli avversari di turno poi non meritano particolari approfondimenti. La nazionale polacca è figlia di un movimento in costante ascesa e, per quanto reduce da qualche delusione, pur sempre espressione di punta dell'handball europeo. Il Montenegro invece resta, sia pure con un inevitabile ricambio generazionale, tra i team nazionali più accreditati e blasonati del vecchio continente. Roba insomma da far tremare vene e polsi, non però alle azzurre di Trillini, che promettono di stupire e, perché no, di sorprendere. Diciamolo subito, si diceva anche nella scheda, insomma, per chi non lo sapesse, soprattutto per i più giovani, ma tanti anni fa Riccardo Trillini ha in qualche modo avviato i motori, ha cominciato la sua carriera da allenatore proprio nel settore femminile, quindi per te è un po' un ritorno alle origini, no? Ed è singolare il fatto che tu esordisca sulla panchina proprio con la nazionale femminile. Sì, veramente è strano, ma è così. Questo non mi spaventa, perché poi so benissimo che le problematiche della femminile sono anche di altra natura. L'aspetto psicologico, la gestione della squadra è forse più difficile nel settore maschile. Però diciamo che noi ci siamo fatti una promessa con lo staff: vogliamo portare solo la palla a mano alla squadra femminile e proporre una pallamano seria, una pallamano fatta di quello che amiamo. E per questo cominciamo adesso a affrontare Polonia e Montenegro. Ecco, pronti via, Polonia e Montenegro, tanto per gradire. Polonia il 27 in trasferta a Lublin e poi 1 ottobre a Brescia, Italia-Montenegro. Parliamo di 2 potenze della pallamano femminile continentale. E noi cercheremo di dare il giusto fastidio a queste squadre. Devo dire, gruppo hai tra le mani? Ma io credo che, come ho detto per i maschi, la rosa delle 18 giocatrici è ottima. Ora si tratta di capire quanto tempo abbiamo e quanto possiamo incidere nel gioco di squadra. Perché se da una parte è il nostro primo
impegno ufficiale, abbiamo circa 15 giorni di preparazione, che non sono tanti sicuramente, però questo è stato anche grazie al fatto che il campionato femminile sia... Questa è stata una precisa volontà della nuova governance, del presidente Pasquale Loria, del nuovo consiglio federale, che ha posticipato l'inizio del campionato. E questo ci ha permesso di fare già uno stage di 3 giorni e di cominciare adesso il 17, 10 giorni prima dell'impegno in Polonia. Abbiamo le assenze quasi completamente delle straniere, chiamiamole delle giocatrici che giocano all'estero, ma il nostro lavoro è riuscire ad integrarle. E soprattutto un lavoro che ci auguriamo possa dare i suoi frutti in prospettiva, senza però aspettare tanto, insomma. Il movimento chiede risultati, prestazioni e soprattutto un salto di qualità che sicuramente avverrà nel corso già di questa stagione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Trillini per la partecipazione a questo primo numero di Handballmania che noi ci auguriamo possa davvero contagiare tutti. Grazie, l'appuntamento è a mercoledì prossimo. Arrivederci. We'll be right back.